Le note del valzer di Strauss potrebbero portarvi fino a Vienna con il pensiero, ma qui siamo ad Arezzo, Teatro Petrarca, prima edizione del concerto di Capodanno. Un regalo dell'amministrazione comunale alla città per iniziare in musica il nuovo anno. Ad eseguire musiche di Strauss, Lehr, Leoncavallo e Dostal, Loida, orchestra instabile aretina, composta da 35 elementi diretta dal maestro Romolo Gessi. Le voci del tenore Luca Canonici e della soprano Silvia Martinelli hanno davvero incorniciato una serata speciale per tutti i presenti. Tra il pubblico anche 40 studenti aretini di 4 istituti superiori, unici spettatori non paganti. Questo è uno spettacolo che l'amministrazione ha fortemente voluto, questo concerto di Capodanno. Ormai tutte le grandi città legate alla musica hanno un concerto di Capodanno e noi non dobbiamo essere da meno. Arezzo è la città della musica, la città dove è nato l'inventore del pentagramma e delle sette note, e quindi questa è la prima edizione, ma io spero veramente che diventi una tradizione aretina, che tutti il primo gennaio di ogni anno si possa fare un concerto di Capodanno. Bene, diciamo che questo è il miglior modo per iniziare l'anno, per lasciarci dietro quello passato con tutte le ansie, le preoccupazioni, le insoddisfazioni che ci ha potuto lasciare, e per cominciare l'anno nuovo con veramente la speranza e la voglia di far bene, di far meglio e, perché no, di fare qualcosa di bello per Arezzo. Io sono veramente meravigliato, nel tempo stesso sono contentissimo che quest'anno ci sia stata questa iniziativa, e lo dico come presidente della Fondazione di Cortona, quindi sono di Cortona, però noto con piacere veramente queste iniziative che iniziano ad avere un certo sviluppo nella realtà aretina. Grazie. Bellissimo. Sono pezzi che conosco, tra le altre cose. Io poi sono un'infiltrata perché non sono di Arezzo, però ho approfittato di questa occasione per godere di questo spettacolo con molto piacere. Altissimo livello, bello, emozionante. Qualcosa, siamo contenti di essere qui perché so che è la prima edizione e quindi niente, benvenga. Meraviglioso, meraviglioso davvero, mi sono emozionata, bravissimi sia l'orchestra che il tenore e il soprano, veramente bravi. Che ne pensate di questa, diciamo, novità per Arezzo, perché è una novità? È importantissima, una cosa del genere non fa che accrescere, come dire, la superiorità di questa bellissima città, anche non essendo aretina, però riconosco che veramente fanno tante cose molto belle in questo posto. Sono qua per Arezzo, per fare il Capodanno ad Arezzo. Arezzo è bellissima, è stupenda, meravigliosa. Gli aretini sono molto gentili, devo dire, bella gente. Il concerto è bellissimo, di alta qualità.